E infine eccoci qui, Dark Souls 3, il DLC Ashes of Ariandel, da molto atteso da tutto il mondo di Dark Souls. L'unico piccolo problema è che non so da dove cavolo cominciare. È che... ah... cosa? Sto qua che cavolo di after ha fatto? Guarda com'è ridotto la mattina. Ecco perché non dovete farlo. Dimmi. Sì. Dimmi. Ah, grazie, lo scena numero 5. No. Sì. Ho cercato, ma no, siamo pieni qui. Sei mai andato in PvP? E che devo fare, scusa? Lol. Non lo so, che devo fare? Dimmi qualcosa. Ah, ok, dimmi. Ti ammazzerò con un doppio scudo. Wow. Dimmi. Eh sì, stavo cercando il DLC. Ah, ho una torcia qui. Ok. Già trovato, già cercato. Accetto, è che sono qui per i DLC, scusa, cosa rifiuto anche i DLC, eh? Thank you. They of Ash never fail. Mi sembra familiare quell'armatura. Aspetta solo un istante. Finito, dammi. Cosa? Chi è quella roba? No, mi fa paura, cos'è quel coso? Non toccarlo! E non lo sto toccando, vero? Non lo sto toccando. E... ma... ah, ma aspira polvere di livello aumentato, wow! Mi sta risuggendo... e adesso? Wow! Cos'è quel robo? Prima o poi uscirò da lì e ti prenderò schiaffi con... prenderò schiaffi con tre mani, non con due. Eh sì, ci ha trovati, ci ha trovati. Siamo finiti in questo posto. È già un oggetto, che beh. Ok, ho capito, tieni, tieni. Non va a far culo, io la voglio, la voglio. Muschio blu ghiaccio, che schifo. Sì. Rejoice, my new friend, for this is a true haven of the forlorn. Interessante. Mondo dipinto. Mi sembrava familiare. Dicevano che era familiare. Trovatene uno tutto per te. Oh, mi tratta come se fossi. Ah, sì, sì, dimmi, dimmi. Yes, of course. Sì, va bene. La guerra ti porta via tutto. Sì. Ho visto dei bug che tu non hai mai visto. Dolce di... no. No, sono qui per fare un DLC e tu ti fotti. Allora lo farò io. Tu te ne stare lì. Mondo di... mettere una roba che odio di più in un DLC. Fatto. Solo i più potenti possono proseguire. Io sono di livello 160. No, sul serio, sono di livello 160. Almeno su questo... su questo coso qui. Riposiamo. Oh, guarda, sono già stanco, eh. Oh, finiamo quel... finito l'episodio. No, sto scherzando. La cosa che più mi è strana è che sia lineare. Voglio controllare una cosa prima. Ho il... ah, ho la torsa, ho la torsa. Così in caso... no, adesso la voglio impugnare. Dov'è? Vado in Fetrol con quella lì, no? No, decisamente no.
Beh, fin qua sembra una Irithyll mess. Ok. Ok, fin qua io che cavolo? Da dove sfuga quel qualsiasi cosa sia? Mancato. Cosa sei tu? Buon uomo, mi puoi indicare la via? E andato. Sono tutti così nemici? Vedo qualcuno di molto cattivo lì in fondo. Chi sarà mai? Qualcuno di... Ma sti qua sono... No, 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 no. Negli DLC li avevo scambiati per i guerrieri del nord. Avete presente l'inizio de... No, volevo fargli il parry allo scudo. Tiè. Oh, nei parry sono una roba... Non sto scherzando, sono una roba... E lanciafiamme, che cavolo è? Ma quanti si... Sono come le pulci. Oh mio Dio, quanta vita ho perso. Fortuna che l'armatura... Ma sapete perché? Forse perché sono in new game. Ecco perché sono così forti. Ma quanti sono? Sono come... Veramente, sono come gli scarafaggi, sono ovunque. E una combo un po' più grande. Gli sono saltato sul... Tiè. 15 fiaschette basteranno? Non penso, sto già morendo, fate conto voi. Grande anima di eroe intrepido. Tiepido. L'eroe è tiepido, dai. Sì, sono qui. Ghiacciolo. Stare sempre allerta? Esattamente. Stare sempre allerta. È questo che devi fare in un Souls. A meno che non ti trovi... Niente. Qua c'è qualcuno... Mi spieghi cosa sei? Gentilmente? Gemma velenosa, però non è veleno qua. Questo qua sembra uno di quei rifugi di quello là prima che mi diceva, trovati un rifugio tutto per te. A casa vostra dovete tornare, roba simile. Solo un po' meno diretto. Sembrava uno di quei rifugi. Questo spiazzo, forse sto qua, forse sto spiazzo è deserto perché ho ammazzato tutti quelli che ho trovato. Ma proprio forse... Qualcosa su quel pennone. No, è solo un pezzo di roccia. Niente di che. Sto pezzo qua sembra del DLC. Sembra. No, sembra del trailer. E basta. Pensavo andassero un po' più in fondo. Con le cose. Ma va. Allora, non è divertente. Non è stato divertente. Chi è il kangaroo che si è divertito? Ma secondo te io sono così stupido? Chi è il canguro che si è divertito a fare sto scherzetto? Non ho subito danno, però. Però sentire il pavimento che ti crolla sotto i piedi. Qua vedo quella gentaglia lì che è morta. Quindi se quella gentaglia è morta vuol dire che c'è qualcosa di pericoloso. Eh? Scorciatoia più avanti. Ok, andiamo. E poi falò. Cosa si... No, no, non dimmi che è quello che penso. Non dirmi che è quello che... La mia vita fa schifo. Tiè, lo sapevo. Ah, ma solo due? Affondo e... Ah, non ha tolto in modo bastardo questo lupo, solo questo. Avrebbe... Cos'è? Ma... Paffan mimetismo di sta... fa danno però, eh. Sono tipo, sono i mimiche dei poveri. Si mettono, fingono di essere degli alberi e cercano di ucciderti. Fortuna che sta spada l'ho potenziata al massimo, se no. E fammi bere un po'. Oh. Ma sti qua sono veramente cattivi. Va bene, ho detto, va, sarà facile, ma va, va. La registrazione non mi aiuta. Io me ne vado. Piano piano, se ne andiamo tutti. Ricaricati. Ma qua sono tutti che fanno finta. No, congelamento, congelamento. Ah, è vero, non divento un ghiacciolo. Pensavo fosse tipo... E tu cosa sei? Cos'è sta roba? Allora, creativi... 8 per la creatività e anche per la bastardaggine. Bel lavoro. E anche questo qui. E muori. Oh fa... Sta piovendo fuoco. Che mondo del cavolo.
Mondo dipinto, ma guarda, preferisco guardarmi Giotto piuttosto. Andato. Ma sembra che i colpi vadano un po' a rilento o sbaglio? Qui c'è. Ti ho visto. Sputagelo, che cos'è? Sto qua mi sa che aveva avuto birra un po' troppo ghiacciata. Frammento grande di titanite, roba da poveri. Quelle sono mosche. Che cosa sono? Non lo so. Non so se andare di là o andare qua giù. Nel dubbio vado qua giù. Così per... così. Manca un po' a variare. Ah no, è un ca... si è mezzo sprofondato. E cominciano i bug. Cominciano già i bug. Preparatevi. Ed ecco qui le ne... Ah, ma si muovono. Si muovono, si muovono. Sembra tipo una roba alla Edward, Edward Mani di Forbice. Solo che sto qua al posto delle forbici c'è il fuoco. No, no, non osare fare... Il congelamento però è cattivo, In tutti i sensi. No, ci sono quasi arrivato. Quanto è lontano, quanto è lontano. Ma è pieno, è una strada solo di sti qua. Mi ha tirato un pugno. Mi ha tirato un pugno, vi rendete conto? Un albero che tira pugni. È un ente del Signore degli Anelli, sono un po' fatto a caso. Questi sono debolucci. E arma congelata. Arma congelata non è una cattiva idea. Pensateci, arma congelata. Però, sinceramente, riduce. È una versione povera del... No, è una versione potenziata del... pensavo fosse un... Dicevo, versione potenziata dell'avvelenamento. Sei più lento, poi... sto qua è morto, Qua non vedo nulla. O almeno nulla che mi interessi. Sto vagando a caso, ma non dovrei vagare così a caso. Qui c'è qualcuno? No? Alle spalle? Guarda, potrei aspettarmi anche dei nemici invisibili dalla From Software, ma... Questo qua era un punto morto, ma non penso sia tanto... isolato. Sembra che non ci cada qualcuno in testa. Fallo più avanti. Io mi fido. Poi se affidarmi faccio male. Fallo più avanti. Ah sì, ha ragione. Perché non fidatevi mai dei messaggi per terra. Mai. Oh cavolecchio. Allora sì, vado nel falò. Se devo affrontare quel coso lì. Mi ero mezzo demoralizzato, ho detto no, è dispersivissima. E allora no, qui ci vorrà un casino. Non vado nel falò perché poi mi tocca riaffrontare. Torno indietro ovviamente. Mi tocca riaffrontare tutti quei cancaromani. E forse in aggiunta addirittura. Torno indietro per... No, non taglio perché magari poi vi perdete come farei io. Torniamo indietro, che abbiamo lasciato indietro non so se tanta roba o addirittura niente. Ma nel dubbio magari abbiamo lasciato lì l'arma più forte del gioco. O due armi del gioco, stregoneria, miracolo, piromanzia, miracolo oscuro, stregoneria. Più forte del gioco. Mi sto inciucando da solo. Niente? E chi è lì? Papà. Sono arrivati alla John Cena. Debolucci, però i cani sono sempre forti in Dark Souls. Sì, io sono il capo branco. Voi siete fratelli minori di Sif? Il lupo? O lontani parenti almeno? Guarda cosa fanno, io... Ho sentito un abbaio in lontananza. Sto gestendo bene una battaglia contro dei cani. Non so se complimentarmi con me stesso oppure deprimermi perché sto ammazzando dei cani. Anche se loro vogliono uccidere me. Anche ne sono sopra però cani, sono dei lupi. Hanno gli stessi attacchi dei cani. Sono come i cani dei Dark Souls 3. Cioè, quelli là mezzi scarni, avete presente? Solo che sono un po' meno bastardi. Gli altri sono veramente tanto più. Solo che quelli lì non si mettono a richiamare. Ma una volta che te stai zitto, no. E
Loro non richiamavano bestie così. Come si vince Dark Souls? Come si vince? No, questo è cattivo, questo è cattivo. E si lancia contro di me. Come si vince? Schivando. Beh, non sarei mai forte come... Alza un po' più di neve, Il sangue che ha sul muso non mi rassicura. Quanta vita li tolgo con un colpo? Siamo fottuti. Però se lo colpisco in testa non li faccio un cavolo. Nope. Vabbè, mi ha preso, ma non so... Dai, prendimi, ti sfido questo qua. Mi ero detto, hai dimenticato l'arco fiammante di Karthus. Vabbè, non servirà il fuoco, no. No, guarda, c'è un lupo di ghiaccio qui. Dove l'unica roba che vorrei... Davvero? L'ho fatto fuori. Pensavo, ma io vedevo che non gli toglievo niente. Cos'è? Tutto di un colpo è crollato. Meglio così. Non è che ora respawn, eh? Meglio non sperarci. Fortuna che non ci sono andato prima, se no avevo il morale tipo, no, qua è troppo dispersivo. Dov'è il prossimo palò? Sono disperso, aiuto. E roba così. Sentivo un verso? E roba così. Ma vedo che invece qui di nuovo non c'è niente. Qui non ci passa. Ah, no, si passa. Però non ci ripassa indietro. Lì ci siamo. Non ci siamo già stati. Quindi rimediamo. Ispezione e registrazione per vedere se va avanti o no. Qua sopra come si... Mi sa che devo fare il giro. Mi sa perché se non ci sono arrivato prima che ho esplorato tutto, vuol dire che devo per forza fare un altro giro. Sono a 5 Estus. Che prima ne avevo 15. E avevo detto, ma dal trailer, ma sì, dai, non sono così forti, tanto... Non avevo ancora visto il cane bestia di prima. Ah! Carino. Che stavo pensando... No, aiuto! Tutta gente troppo grande per me. Sì, tu con l'ascia grande. Oh mio Dio, ha lo scudo del caos di Dark Souls 2. Ma cosa puoi fare? Che è un... oppure... non so, è un misto. No, lo scudo del caos però più grande. E vabbè. Ciao. No. Sembra quasi un guerriero del nord, però un po' più cazzuto. Gli ho fatto un backstab. A uno più grande di me. Ed è anche morto. Bel lavoro. Gemma pesante. No, non la voglio. Qua sembra un insediamento in rovina, oppure una cattedrale spaccata, oppure può essere qualsiasi cosa. Addirittura queste macerie potrebbero essere un nemico nascosto che mi attaccherebbero da un momento all'altro. Tipo, ecco cosa ho detto, qua abbiamo... Che, non abbracciarmi in quel modo, non abbraccia... Mi sento freddo. Mi sento piuttosto freddo. Basta, no. No, mi dispiace ma no. Però quell'abbraccio è stato bastardo, non me l'aspettavo. Ora sappiamo che dobbiamo stare attenti a un'altra cosa degli alberi mutanti. Ah, va bene. Vedo un tizio poco raccomandabile con un cane appresso. Io scapperei già. Scappiamo. Ma no, sono qui per fare DLC. Ho letto da qualche parte che la durata presso a poco del DLC sarà di 15 ore. 15 ore. Però, Vabbè il cane, non è un problema. Tac. È già andato. Da lontano sembrava davvero qualcosa di più forte. E io me ne vado. Ma sto qua è in braccio, cos'è? È in braccio. Mannaia. Sì. Però i backstab non me lo leva nessuno. Non ricordate, sono frecce esplosive. Le frecce esplosive sono cattive. Molto. Tipo questa. Che mi esplosa sotto... No! Sotto che... Frammento di... basta spararmi frecce. Ma se ti becca ti esplode direttamente in faccia. No. Ma chi è che spara frecce? Sei tu da lassù? Guarda che ti vengo a prendere se sei tu da lassù. Mi ero distratto, non me lo loccava. Dov'è il cane?
Io cerco di allontanarmi il più possibile dalla zona, così non mi spara. E cerco di allontanarmi il più possibile dalla zona. Ciao. Stavolta però l'arco fiammante di Karthus ce l'ho e quindi non può fermarmi più nessuno. Sto così, recuperiamo le anime che abbiamo perso in modo non stupido ma peggio ancora. Eccole lì. Ma perché sono lì? Non dovrebbero essere giù nel dirupo. Senti, non ho cominciato a rompere, eh. Non cominciate a rompere. Tu ormai ti ho già studiato, so tutte le tue mosse. Ora mi colpirai con un colpo di ascia. È uno solo e ora ti backstabberò con totale nonchalance. Non uso il... Perché non uso il... Come si chiama? L'arco fiammante? Boh. Sono un po' troppo... Sono un accumulatore seriale. Qualsiasi cosa uso potrebbe ritorcersimi contro. Se esiste questa parola. E ok. Non mi sono mai fatto prendere da s'attacco. Ecco perché. Wow. Un colpetto e andavo giù. Io, non lui. Andiamo a prendere quel cattivone con la mazza più grande di lui. Ma vediamo un po' da dove arrivano. Dai, sparami la freccia. Ti ho visto. Due addirittura. Vi ho visti. Tu se mi fai uno scherzetto, tu alberino cattivi. Ah, ma sei qui, ecco perché non ti trovavo. E wow. Dai, avanti, avanti cane, dai, fai qualcosa. Esattamente, muori. E ma se beccano loro, li fanno qualcosa? Non penso. E bella, ottimo lavoro. Ottimo lavoro. Ottimo lavoro, veramente. Fatti colpire. L'equilibrio qui su Dark Souls 3 non esiste. Oppure non lo so perché dicono, o mi sono detto, dato che non lo fa nessuno, ho letto i dettagli dell'aggiornamento, ho detto sistemati equilibrio per le armature pesanti. Ma che cazzo dici? Penso. Sto qua che era una montagna e mezza, l'ho buttato giù con una spadina con la spadina giocattolo di Soleil. No, non ditemi che non sembra una spadina giocattolo, lo è, lo è. Qua. No, sulla torre direttamente no. Qui c'era qualcosa. Mi ricordo che dovevo fare per forza il giro per arrivarci. E porcaccia. No, fammi fare l'arco fiammante. Fammi fare l'arco fiammante. Adesso sei fottu. Aiuto, Soleil. Soleil, aiuto. Ah, però con l'arco fiammante non fate più i cazzoni. Sì, lo fanno. Sì, che cavolo. Cos'era? Tipo 100 colpi in 2 minuti, 2 secondi, cioè. No, non 2 secondi, 2 minuti sarebbe un record subire 100 colpi. Avanti, fatevi avanti. Ho detto, dai, è un incoraggiamento. Mai incoraggiare i nemici, mai. Ma se muore lui, muoiono anche tutti? Però un po' li facciamo abbastanza danni. Vedete? Vedete come mi fa danni lui invece. Dai, avvicinati. A fondo. Non fa niente alla fondo. Ma è arrivato a metà vita. Stavo dicendo, muore. Non so. Fammi bere un po' di Estus che è buono, dai. Sponsorizzazione Fanta. Bevete Fanta? Nope. Ah, te frega. Vedete che a metà vita muore. Solo a metà vita. Oppure si ritira. Non lo so. Meglio così. Finché droppa robe, meglio così. Tocca a manca di sangue. Sto qua è morto. Che peccato. Ma basta con sti troll. Basta. Oddio. Quanto ci è mancato a cadere giù. Qui. No. È solo un effetto ottico. Ma mi sa che dovevo cadere giù per forza io. Oppure dovevo cadere. No. Dovevo cadere giù per forza. Sono io che mi sono salvato inutilmente perché dovevo cadere giù. Ah, ecco dove sono caduto. E qui c'è qualcosa di grande anima di eroe intrepido. Ancora. No, sono arrivato nella parte che avevo lasciato. Vabbè, torno dove avevo. Torniamo nel punto dove il cane gigante ci aveva. Non è questo qui. Ti ho vista. Non ho mai visto un albero con i capelli. Quindi. No, parte sbagliata. O forse parte. Perché quello lì c'è ancora? Io non l'avevo mai visto. Ah no, quello lì ce ne sta lì a proteggere. Vabbè. Torniamo un po' qui a vedere. No, mi sa che qua era un punto morto sul serio.
Perché vedete che a sinistra c'era anche un'altra via. Eh sì, è un punto morto sto qua, un punto morto. A meno che... Sì, è un punto morto. Abbiamo affrontato un cane gigante per niente. Dunque dico, ammazziamo quello lì che se ne stava lì fermo a fissarci. Sì, quello lì. Dov'è? Dov'è? Eccolo là. Vedete, questo qua è tutto solo. Facciamogli un abbraccio. Però neanche lui ci vuol bene. Ah no, aspetta, ci ha colpiti la freccia. Però, ma lasciatemi un po' di... Pff, frittata. Però, ha un bel raggio quella mazza. Non l'ho mai vista, sembra... È un sasso sopra un bastone. Sì. Sì, che... Sì, va... Wow. Non farti colpire. Backstab... Vedi, sono così stronzi che non ti lasciano neanche backstabbarlo. Possiamo andare stavolta? Va bene, proviamoci ancora. Mentre tentavo di attivare la registrazione, mi hanno sparato due frecce sotto al cu... Lì. E no, questa volta non mi faccio pregare facilmente. I backstab te li faccio lo stesso. Track. Subito. Ci voleva la freccia in cu... Gemma pesante. Cosa nascondeva di così prezioso? Gemma. E grazie per la frecciata. In tutti i sensi. Frecciata, frecciati. No, no, stavolta no. Stavolta no. Andiamo su di qua che c'erano gli alberi, i capelloni. Mi sembra di stare quasi in un concerto metal, non so perché. Non so perché. Tutti i capelli svolazzanti così, gente incazzata, boh. Così. Eh sì, me ne sono accorto dopo. Ancora lì. Gente che inneggia il fuoco, gente con le braccia alzate. Ditemi se non è un concerto metal. Quasi. Al ghiaccio. E piani. No. Qua con tutti. Tipo, con gli accendini alzati, uguale. No, è che. Ma dai, però, dai. Fammi alzare un attimino. Tu le tue frecce di merda. Ops, se n'è accorto. Si è arrabbiato e mi ha tirato un'altra freccia. L'ho visto che ha tirato frecce. Qui non ci arriva. Doveva finire prima o poi la portata. Ma usano i mirini? Perché sono così precisi? Treca. Da come si sono mossi sembravano quasi dei salmoni. Non so perché, vedevo così, saltavano. Sembrano dei pesci fuori d'acqua. Sì, ci arriva la mia spada. È una spada giocattolo, però. Però ci arriva lo stesso. Ma qualcosa di... Ah, ti ho visto! Ecco dove ti nascondevi. Sento un rumore poco raccomandato. Sì. C'è qui. Ah, sei tu che spari le frecce incavolose. No, ah, pensavo che facesse una volta. C'era un. No, un coso di. No, 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 di Alonne. Ma cosa siete? Due gunker nella vita reale. Gunker nel gelo. One Piece. Sì. Doppio. Da chi vado prima? Da lui. Però. E però se fate così, lo scontro leale va sotto va a farsi pottere. Non so chi mi ha colpito per primo, se lui o la freccia. Devo andare a un colpetto, non due. Che se vai a due, ti accettano in tutti i sensi. No. Vado. Quasi qua, ha fatto quasi un 360. Ho finito la stamina. No, non ti permettere di colpirmi. Ma quanta portata ha il tizio qua? Quello con l'arco che gli faceva da gunker è mo... È mo... No, non morto, nel senso non ci arriva qui. Bella l'intenzione. Però se non partiva l'animazione del backstab mi colpiva e mi faceva tanto male. Se non partiva l'animazione. Per fortuna che è partita. Ora sì, tu. Ho visto un cadavere che si è mosso. Nope. Tu hai spada, scudo o tutti e... Non pensavo di aver così tanta stamina. Dai, equipaggia quello che hai. Cani arrabbiati. Venite qui. Ah, non possono. Io stavo per cadere giù. Ma perché hanno tutti la gemma pesante qui? Io sono venuto qui per niente. Ah no. Arco pesante di Millwood. Gran freccia di Millwood. Quindi qua siamo... No, non è Millwood questa qua. Questa qua è... Mondo dipinto di Ariandel. Che potrebbe anche chiamarsi Milwood in un'altra lingua. Che ne so io.
Vabbè, fa freddo, ci sono i cani. Qui serve una calabria cani, ma in modo urgente. Urgente. Avete finito di sparare frecce? Mi sembra di stare ad Orlando. Solo che almeno qui non c'è un ponticello stretto. E non c'è gente con la testa schiacciata negli elmi. Solo che c'è gente cattiva che ti spara frecce, punto e basta. Direzione sbagliata. Se, per fortuna che non passa attraverso i muri l'esplosione, se no sarei finito qua, non c'è nulla. Sì, me la sto prendendo comoda, ma sto arrivando. Mi lasciate entrare? Ti ho visto. Cosa ti nascondi? Maledetto. Tu? Sei vivo? No. Quello sì, invece. Sei vivo te? Decisamente sì. Ma mi aveva fatto un colpo con scudo o ha fatto vigore quello là che fanno con l'ascia o la mazza? Dipende. Sì, si incavo. No, con l'ascia di solito. Si incavolano e dopo ti fanno più danno e sono più resistenti. Sì, no, una volta che con la mazza me l'hanno fatto. Come si chiama? Ah, sei morto. Aveva alzato la mazza in segno di rancore. E quindi pensavo che volesse colpirmi, ma niente. Tu sei. Sì. E da dove sbuchi tu? Boh. Dal nulla. Tu invece sei morto, ma hai qualcosa di utile. Anima di un veterano. Veterano. Tocca macchie di sangue, tocca. Questo non mi piace. Ci sono tantissime macchie di sangue qui, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va qui. Su. Allora, o sono tutti noob che muoiono così spesso, oppure sono io che sono quasi un pro gamer. Ma ne dubito, sono già morto. Allora, una volta per deficienza, perché mi sono buttato giù dal fosso. Non se ne accorge se andiamo piano. Non se ne accorge. Ma vaffan. Oddio, gli occhi rossi, mi fai paura. Dai che cade, dai che. No, lo faccio cadere, lo faccio cadere. Io cado, ma lui non lo so. Ah, la fai. L'hai fatto alla fine. Vai giù. No, è una scala. È una scala. Ho detto, dai che cade. No, c'è una scala. Neanche. No. Nope. Non so se gli occhi rossi simboleggiano che è più forte oppure semplicemente per decorazione. Non è caduto. Eppla. Eppuli. Pulito. Ma protegge tanto da. E mi è gemma pesante ancora. Ma protegge tanto dagli affondi quell'armatura. Ma e perché qui c'è la scala e lì non c'era? Fermi. Lì c'è una cosa di ghiaccio. No, non di ghiaccio. Di una. Lucerto. Scudo della quercia eterea. Scudo. Fermo lì. Che magari. Che ne so io. Mi hanno invaso. Non me ne sono accorto. E quello lì era un invasore. Ok, glorifichiamoci. Scudo in bronzo brunito utilizzato dai cavalieri di Millwood. Rigenera lentamente la salute. Lo voglio. Un'immagine splendida seppur sbiadita della quercia eterea adorna questo scudo, offrendo la propria benedizione. Beh, oddio, oddio. No, 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 lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Pesa come gli altri, quindi lo voglio. E giù. Tracchiato. Tracchiato, che verbo. Secondo. Ennesimo controllo registrazione. Perché se mi perdo stai qua, io veramente butto fuori il gioco. 85.000 anime. Nonostante siamo andati in giro ad ammazzare cani. Potrebbero assumerci come calapie cani prima o poi, no? Quanto è lunga? Non me la ricordavo così lunga sta scala. Ecco qui, è finita, è finita. C'è un'ascia gigante che potremmo prendere, ma questa è Dark Souls finché se non c'è un pallino bianco che brilla, non possiamo prenderla. Tipo quel. Mi stai sfidando? Mi stai sfidando? Mi sta sfidando, io non so come arrivarci lì. Non so come arrivarci. Magari hanno aggiunto oggetti nelle casse, che ne so io. Oh, nessuno può saperlo. Quanto è alta sta torre? Però se rigenera lentamente la salute, è un bello scudo. Ah, poi dipende lentamente, proprio nel senso lentamente, ma lentamente, ma lentamente, ma lentamente, ma talmente lento che non lo noti nemmeno. Avanti così. Ceneri del capitano. Io lo porto subito dalla vecchia che mi fa una lore su questi qui. Però. Ecco quello lì che stavo dicendo. Stavo dicendo, ma scusa, ma non si può raggiungere con un salto, è troppo lontano. Infatti, ci hanno messo la trave apposita per. Gli sono caduto in faccia.
Lascia la battaglia di Millwood, una battaglia, una sberla di quelle, finisci nell'altro mondo dipinto di Ariandel. Dov'è? Dov'è? Ascia da battaglia. Ascia da battaglia utilizzata dai cavalieri di Milvo. Me ne sono accorto. Decorata con il simbolo sacro della quercia eterea. Questa pesantissima ascia può essere brandita solo dai guerrieri più possenti. Ma scusa. Pesanti. Oh mio Dio, pesantissima! Levatevi tutti, che è pesantissima! Guardate, 6,5. 6,5 anche Eleonor. Eleonor, sì, ma è un bel nome per un'ascia, eh. È finita qui. Perché io andrei al falò. Se è finita qui, andiamo al falò. E già che ci sono, vado direttamente dalla vecchiaccia che ci fa una lore su, come si chiama? Sul capitano. E vediamo cosa possiamo comprare. Magari possiamo comprare l'armatura che perché spawnano cani in casa mia? Perché? Che cavolo? Oh, accalappia cani, cercasi. Ma non perché mi sa che. Ah, non me l'ho fatto vedere, ma io ho rushato dal falò fino a qui, tutto di corsa, senza uccidere niente. E può darsi che mi abbiano inseguito con tutta questa furia. Giriamo in tondo, che magari c'è qualcosa che ci siamo pe... Che schifo è! Che depreda cadavere, gemma benedetta. Mi aspettavo un po' di più per aver scoperto una zona nuova, no? Allora, sta zona è vuota. Vuota, quindi dico, torniamocene al falò dell'altare del vincolo. Vediamo cosa si dirà stavolta. Sempre la stessa roba. Offre cenere, cenere capitano. La solita roba che ci dice tutte le volte. Però gemma pesante. No, peccato, me ne hanno rubate così tante che non le conto più. C'è qualcosa di diversamente acquistabile? Aspetta che guardo. Arco composite, no. Freccia di Millwood, scommetto. E ho detto io. Fidatevi di me, scusate. Giù, 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 giù. Eccolo qui, elmo da cavaliere di Millwood. Elmo indossato del cavaliere di Millwood. Si dice che le corna che lo adornano appartenessero alla sacra bestia della quercia eterea. Quando venne scoperta della leggendaria foresta di Millwood, rimanevano solo rovine disabilitate. E la quercia eterea sola e marcescente. Nonostante gli oggetti sparsi nel terreno, non c'era traccia di cadaveri. Mentre questa qua, armatura indossata dai cavalieri è, il pettorale in bronzo brunito e il spesso manto nero sono decorati con il simbolo della quercia eterea. Sì, guanti in bronzo brunito, gambali in bronzo brunito. Scusate, ma dovevo farlo assolutamente, dovevo vestirmi come loro, è troppo figa questa armatura qua. E poi ci sta abbinata perfettamente con questo qua, però non con la spada. Ma io non ho intenzione di usare quell'ascia. Uno, perché pesa troppo. Due, perché non l'ho potenziata e mi costerebbe un altro miliardo. Ecco, guardalo qua, il primo stronzo che si veste come loro. Prima di noi è arrivato, ma vaffan. Però lui ha troppato l'ascia, a me no. No, la mazza, a me no. Niente, niente. Allora, piccola mini recensione su quello che ho visto. Un normalissimo DLC di Dark Souls, solo con più cani. Tutto qui. E con gente nel nord in cattività. Con le corna. Fine. È chiara e concisa. E soprattutto uno scudo che rigenera lentamente la vita. Fine, non potrei essere più soddisfatto. Voglio vedere il boss. Non so se ci arriveremo al prossimo episodio, ma spero di sì. Ma diffi con difficoltà forse. Che cazzo esulti tu? Ma perché? Boh. Ah, mi sa che hai bucato il tipo. Vabbè, posso finire l'episodio? Grazie. E spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire tutto il resto del DLC e il prossimo DLC che uscirà. Che da come ho sentito sarà inizio 2017, che io ho già il Season Pass, quindi ce l'ho già, tranquilli. Detto questo, vi saluto. Dov'è? Dov'è? Non ce l'ho. Non ce l'ho. Un secondo. No, 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 una bella. Scambia, 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 scambia. Guarda, addirittura il galateo vi faccio, eh. Contenti? Guardate. Io faccio questo e voi dovete complimentarvi. Fine. Ciao a tutti.